Sua maestà, ho proprio fame. Cosa c'è di buono oggi? Semplice, sus. Vediamo cosa c'è di buono per oggi. Arco incredibile nuovo delle nostre avventure in questo incredibile universo assurdo incredibile. Fa un caldo della Madonna. Andiamo da su, su. Ed eccoci qui. Il vostro Sus oggi è carico come una bottiglia d'acqua frizzante. Questo schedo è frizzante, incredibile. Deo, mi sentite? Nuova musichetta, no copyright, incredibile, a tema estate incredibile. Deo! Eccoci tornati, incredibile! Salutiamo Sus di nuovo. E succhiate. Ecco, bravo Sus che specifica sempre di succhiare anche d'estate, vero Sus? È il periodo migliore. Stai tranquilli Sus, è un po' agitato per il caldo. Mannaggia, mannaggia. Eccoci qui, incredibile, finalmente siamo tornati ai nostri video classici incredibili, sempre il nostro logo incredibile. Abbiamo una musichetta nuova e se sentite dei suoni incredibili abbiamo il nostro ventilatore incredibile. Salutiamo il cameraman incredibile ed eccoci qua con i nostri format classici. Dobbiamo recuperare una miriade di cose che sono successe in quest'ultimo mese mentre noi stavamo combattendo a Godomania e tra combattimenti incredibili, quel maledetto Muppets succhia però Sus. Mamma mia. Sono successe però attorno a noi un sacco di cose incredibili. Adesso proveremo a fare alcuni video di un recupero tattico incredibile, incredibile, nella speranza di recuperare tutte le cose che volevamo fare e non siamo riusciti a fare. Perché stavamo combattendo, mica ci stavamo divertendo. Quindi, come vedete, siamo tornati carichi con... Ovviamente avremo delle news da raccontare, però ce le teniamo per un video speciale, incredibile, che uscirà prossimamente. Quindi tranquilli, intanto oggi si torna con un episodio di 4 cacchine in padella. Finalmente, dopo un mese, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo per rafforzare il concetto. Però Sus, Vogliamo fare dei ringraziamenti incredibili, però ce li teniamo per quel video. Oggi partiamo, su maestà, che dobbiamo fare un sacco di cose. Forza, forza! Sì, è vero, Sus ha ragione. Oggi full giornate di registrazione. Oggi minimo dobbiamo riuscire a registrare minimo tre video, perché purtroppo luglio sarà un mese un po' impegnativo, che dobbiamo cercare di registrare più video possibile quando possiamo e poi ve li lanciamo così, tipo pizze, durante luglio. Però, insomma, di questo ne parleremo in quel video speciale incredibile. Di cosa parleremo oggi? Vai, Sus! Ci dobbiamo fare un bel recap in salsa Godoverse di tutte le conferenze incredibili che ci sono state a giugno a livello di videogiochi incredibili che noi intanto vi raccontiamo e poi non giocheremo perché siamo dei poveretti e non ci abbiamo manco una lira, perché noi non ci abbiamo una lira, il camera è più povero di noi e quindi vi li raccontiamo e non li giocheremo, vero sua maestà? Purtroppo Sus ha ragione, però Sus ha ragione, con la sua grande testa dice sempre cose incredibili. Come avete visto, incredibile, Sus si è calmato. E circa. Perché Sus, a parte che è diventato un incredibile Drillo Sus. Mamma mia. Però si è calmato perché non è più primavera. È estate ed estate. Sus, a livello di ormoni, sono un po' più calmi. Quindi speriamo che Sus sia calmo un po' di più. Già. Fa strano vedere Sus così. Comunque tranquilli, pure il caldo dà effetti strani ai Sus. Quindi speriamo che insomma Sus sia calmo. Quindi direi di aprire il nostro PDF incredibile, che è più di un mese che non vedevate il nostro PDF incredibile, e si parte con questa carrellata incredibile di conferenze incredibili, sperando di essere sintetici e non far venire un video di 40 minuti. Quindi taglio incredibile e si parte. Ed eccoci qui, incredibile, guardate che bello, vi mancavano i PDF incredibili che sono in questo canale incredibile, vedete dei PDF così di merda. Comunque incredibile, direi di partire. Allora, la roba da dire è tanta e vorremmo cercare di fare un video non lunghissimo. Secondo te ci riusciremo, Sus? No. Come vedete Sus è sempre ottimista. Ovviamente queste conferenze noi ce ne siamo recuperate incredibile, appena avevamo finito Godomania insieme al cameraman incredibile, abbiamo preso un po' di appunti incredibili, ve lo diciamo subito, non sono tutti i giochi, sono la maggior parte, e cercheremo di essere rapidi, veloci, con un piccolo commentino rapido, tranne per tre giochi incredibili che ve li possiamo pure dire, sono Lies of P, Dragon's Dogma incredibile e Super Mario Wonder, che ci faremo una review on, che registreremo dopo questo video. Quindi tranquilli lì, di questi tre giochi ne parleremo in quella review on incredibile. Quindi incredibile, direi di partire. E partiamo dal primo evento incredibile del 24 maggio 2023, più un mese fa praticamente, che è il PlayStation Showcase 2023. Come sapete, l'E3 non c'è più, vero Sus?
E3, dove sei? Non ti trovo più! Che era l'evento incredibile, che c'era tutti gli anni, da un sacco di anni c'era l'E3, camera, mettila da quando è partito l'E3. E purtroppo non c'è più l'E3, e quindi hanno deciso di fare tutte mini conferenzine al posto dell'E3 incredibile. Noi preferivamo l'E3 perché era un evento simpatico, e vabbè, è morto l'E3, che dovete fare? Comunque, direi di partire dal PlayStation Showcase incredibile. Allora, tra i giochi che hanno fatto vedere abbiamo un gioco incredibile che si chiama Fire Games Incredibile, che è questa specie di gioco incredibile cop, molto Payday style, e un po' Mission Impossible, dove tu entri in questi cavo incredibili e fai delle rapine incredibili. Multiplayer, e non ci interessa, non è il nostro tipo di gioco, Erosus. No. Quindi questo gioco in realtà c'è poco da dire. Dovrebbe uscire per PS5 e PC e non c'è data, quindi amen, che devi fare. Poi incredibile, Immortals of Aveum. Questo gioco è incredibile in prima persona, molto in stile fantasy, con le magie incredibili che tu puoi lanciare, incredibile. Sembra interessante, dovrebbe uscire tipo il 20 luglio. Questo non era male, questo gioco incredibile, però ovviamente noi non lo potremo giocare perché non abbiamo né una PS5, non abbiamo PC, non abbiamo niente. E pensate che ci piaceva pure fare i gameplay in futuro. Secondo voi ci riusciremo? Scrivetelo in un commentino qua sotto. Per adesso non abbiamo speranze, però scusa. Esatto. Che dovete fare? Andiamo avanti. E poi abbiamo incredibile Ghost Runner 2, che sinceramente non abbiamo giocato manco il primo, non è che ci interessa molto. Phantom Blade Zero. Ecco, Phantom Blade Zero è incredibile. Ci volevamo fare un review pure di questo, però purtroppo siamo stretti coi tempi. Però questo gioco uscirà per PS5, incredibile, non c'è una data. È questo gioco incredibile, molto samurai orientale, incredibile, che assomiglia un po' a Sekiro, ma più dark, vero? Sì, praticamente era tutto bianco e nero, non ti capivo un cazzo, però praticamente tu sei questo specie di samurai incredibile che fa una marea di parry e uccide le persone. Sus! C'è un sacco di parry incredibile, poi c'è un tizio che c'ha un fucile al posto della mano incredibile, non lo so, sembra interessante. Questo è da tenere d'occhio, però dovrebbe essere un gioco abbastanza simpatico. Poi incredibile Sword of Sea, dagli autori di Journey, beati voi che l'avete giocato, noi manco uno. Ah, poi ecco, questo è un gioco che piaceva a Sus per i motivi sbagliati. Si chiama Foam Stars. Sus, parlami di Foam Stars. Allora, come faccio a spiegare Foam Stars? Allora, ci avete presente Splatoon? Ecco, praticamente è il cuginetto lontano di Splatoon, incredibile, con gente che si prende a saponate in stile Splatoon. E c'è un sacco di gnagna incredibile che piace al vostro Sus, però sinceramente non credo lo giocheremo mai nella vita. Sì, praticamente è una specie di Splatoon dei poveri. Però ci hanno messo un sacco di gnagna per furbetti. Però c'è un sacco di schiuma. Non ho detto niente. Letteralmente vi sparate con la schiuma. Lo so, pare brutto da dire, però così. Vedetevi il trailer. Insomma, è un gioco abbastanza strano. Non so. Sus. Poi incredibile Metal Gear Solid Delta, che è il remake del terzo capitolo, che dovrebbe essere Snake Eater, incredibile. Poi Final Fantasy XVI, che tutti ci stanno giocando come Street Fighter 6. Secondo voi noi ci riusciremo a giocare? Assolutamente no. Comunque sono due giochi incredibili. Beato chi ci gioca, noi non ci giocheremo. Incredibile. Però sappiamo che Final Fantasy XVI, nonostante dei problemi sul fatto che non assomigli per niente agli altri Final Fantasy, ma sembra molto più action incredibile, però ne stanno parlando molto bene. Poi Street Fighter 6. Madre de Dios, vero Sus? Ragazzi miei, cammi! Cioè, madonna, ragazzi, cioè, anche se non giocate a Street Fighter 6, vale la pena comprarlo soltanto per giocare cammi nella sua mimetica. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. E ci siamo capiti. Comunque, incredibile. Poi andiamo avanti, incredibile. Poi ho annunciato Alan Wake 2, questo poi ne parleremo tra poco nel Microsoft, incredibile. Assassin's Creed Mirage, che è molto simile ai vecchi Assassin's Creed. E ne siamo contenti. Poi hanno fatto vedere che un aggiornamento per Tower of Fantasy, che purtroppo, ragazzi, Tower of Fantasy ha fatto una fine orribile, perché ha provato a essere il Genshin Impact Killer, però insomma alla fine si è auto-ucciso da solo. Dragon's Dogma 2, ne parleremo nella review, incredibile. Poi hanno annunciato un film su Gran Turismo. Su che ne pensi? Non lo so, è un film su Gran Turismo, boh, cioè sarà tipo Fast and Furious? Non lo sappiamo. E poi Marvel Spider-Man 2, incredibile, che è il terzo capitolo della saga di videogiochi incredibile su Spider-Man, che non si capisce se si allaccia a quella dei film incredibili d'animazione tipo Spider-Man Into the Spider-Verse, Across, e poi dovrebbero fare Beyond, che dovrebbe uscire nel 2024, ce lo siamo pure scritto, e noi ovviamente abbiamo visto solo il primo e il secondo no, perché siamo dei poveretti. E quindi niente. Quindi questo, diciamo, erano gli annunci rapidi che hanno fatto al PlayStation Showcase, che sicuramente saprete perché è passato un mese. Niente, taglio incredibile, e passiamo al prossimo. Poi, dopo l'incredibile PlayStation Showcase incredibile, c'è stato il Summer Game Fest 2023, che è stato un evento molto molto interessante. E indovinate chi c'era incredibile? Era a commentare, c'era il nostro amico Jeff Keighley. Su, cosa ne pensi di Jeff? Allora, Jeff, sei un bravo ragazzo, però ormai sei un nostro nemico. Ecco.
Perché sono il nostro amico? Perché Jeff è amico di un Muppets! Jeff, ci hai tradito! Come puoi preferire i Muppets e noi il nostro scrivere incredibile sus? Comunque quel Muppets la pagherà, eh? Come ti chiami? Animal Junior? La pagherai, eh? Il vostro schermo ti tiene d'occhio, eh? È stato molto simpatico, un po' troppe pubblicità. Comunque, andiamo un po' a vedere il gioco incredibile. Allora, hanno fatto vedere incredibile Prince of Persia, The Lost Crown, il ritorno della saga di Prince of Persia, che a Sus è mancata molto. No, no, in realtà non è mancata nessuno. Comunque, dai, non è terribile, dai, uno stile molto, sì, è vero, uno stile molto cartone, ha ragione il camera, vedete, no? Dovrebbe essere 18 gennaio 2024. Incredibile. E hanno detto che ci saranno un sacco di boss fight molto grandi, molto colorato. Potrebbe essere un giochetto simpatico. Poi hanno fatto vedere Mortal Kombat 1. E qui tanta roba, perché è un ritorno praticamente ai vecchi giochi di Mortal Kombat. Infatti lo stile è molto old style. C'era proprio il creatore che si chiama Ed Boon. E hanno parlato di come dopo l'11, che noi non abbiamo ovviamente giocato, la timeline è come se si fosse resettata. Incredibile. Questa è una specie di linea temporale alternativa. Sembra violentissimo. Ci sono le mosse in tag. Ragazzi, di una violenza incredibile. Se vedete il trailer, hanno fatto delle combo incredibili con delle lame, ghiaccio, fuoco, insomma, cose assurde. Sembra molto molto intrigante e non, probabilmente non lo giocheremo neanche questo. Questa cosa ci ha fatto molto ridere, che metteranno Nicolas Cage in Dead by Daylight. Quindi salutiamo Zeb, però sus. Salutiamo Zeb. Zeb gioca sempre a Dead by Daylight, quindi sarà contento di giocare con Nicolas Cage, incredibile. Ma hanno fatto vedere che uscirà la serie di Netflix di The Witcher, la terza stagione, che è l'ultima con il nostro amico Kevin, dopo tutti i disastri che sono successi con The Rock. Pure tu, The Rock, sei venuto all'intervista dell'antishow prima puntata e poi non ci hai detto che hai fatto questi casini, mannaggia, The Rock, però sus. Questi samoani, mannaggia. Ma la serie The Witcher, no? Così e così, nel senso, noi non siamo espertissimi dei libri e tutte le storie che abbiamo giocato, i giochi, tutti quanti. Se vi piace, vedete, insomma, è una serie simpatica. Ci vorremmo fare un episodio di 4 chiacchiere sulla serie The Witcher. Probabilmente a fine terza stagione vorremmo fare un video su The Witcher. E io farò fare un cosplay a Sus di Geralt. Mamma mia, con la mia spada, Sus. Io farò un cosplay di qualche bella gnagna di The Witcher. Comunque, ci siamo capiti. Poi ho fatto vedere il gioco nuovo di Sonic, Sonic Superstars, che è piaciuto molto a Sus. Mamma mia, ragazzi, belli! L'avete vista quanto è bella Amy? Il vostro Sus lo comprerà solamente per giocare con Amy. I giochi di Sonic dovrebbero rimanere in 2D come quelli di Super Mario, incredibile. Però ho fatto vedere che uscirà Honkai Star Rail per PS5, non per PS4. Siamo con voi perché noi abbiamo la PS4, siamo rimasti inculati da questa cosa. E siamo tutti con voi, PS4ari, old style, che non giocheranno a Honkai, a meno che non vi comprate PS5. Poi Lies of P, ne parleremo della review perché è un gioco incredibile. Alan Wake 2. Quindi hanno fatto questa presentazione di Alan Wake 2 con questo trailer molto creepy, molto spooky, dove ci hanno spiegato che potrete usare due personaggi incredibili. Della storia di Alan Wake 1 non ci ricordiamo una sega, quindi vi diremo delle informazioni sbagliate. Vedetevi il trailer per conto vostro. Comunque dicono che sarà un sequel, ma anche un gioco stand alone del primo. Ci saranno i personaggi del primo. Hanno fatto vedere questa specie di giovane ragazza incredibile dell'FBI che sparava a questo specie di mostro incredibile. Sembra intrigante, sarebbe bello giocarla alla Wake 2. Il primo noi l'avevamo giocato, ma non ci ricordiamo niente, però sus. Troppo tempo è passato, voglio, per il vostro sus, nella sua grande testa non se lo ricorda, mannaggia. E quindi niente. Poi hanno fatto vedere Warhammer Marine 2, quindi questa specie di gioco in stile Gears of War, ma con i Marine, che sterminano orchi incredibili. Il primo l'avevamo giocato, però insomma... E poi hanno fatto vedere Baldur's Gate 3. E poi, incredibile, Marvel Spider-Man 2, che hanno fatto una specie di discorso incredibile, sono fatto, ah, c'è Venom, ma non è di Brock, chi sarà mai Venom? E non lo so, alla fine sarete voi Venom, non lo so, sembra molto bello, ho detto che la città sarà 3 volte più grande dell'altro Spider-Man 2, e uscirà il 20 ottobre 2023, insomma, questo è un gioco che, insomma, Spider-Man è andato molto bene, poi grazie anche ai film incredibili di Sony, incredibile, che stanno avendo un successo galattico, il franchise di Spider-Man sta tornando on the top on the mountain, versus... beati loro. Però ho fatto vedere te di Palworld. Ci sono le mitragliatrici e i veicoli e vi sparate. Insomma, praticamente è Pokémon per maggiorenni. E praticamente il desiderio di tanti finalmente si avvererà con Palworld, che ci piacerebbe giocare. Sì, c'è quella scena tristissima con queste specie di strani scoiattoli con io che costruiscono le armi. È un gioco assurdo. Però potrebbe avere successo questo gioco, oppure essere un flop totale. E poi gli ultimi annunci incredibili di questo Summer Game Fest hanno fatto vedere il nuovo gioco di Final Fantasy XVI per mobile, che vabbè, non so chi mai giocherà. Hanno fatto vedere Banishers, che questo gioco è incredibile, anche questo doppio, un po' stile Alan Wake. E poi hanno fatto vedere, incredibile, un nuovo gioco della saga incredibile, Yakuza, Like a Dragon Gaiden, che dovrebbe uscire il 9 novembre 2023, se le date che abbiamo scritto sono giuste, incredibili. E abbiamo giocato di poco, non siamo espertissimi, li possiamo dire ben poco, però ne è uscito pure un altro di gioco di Yakuza, che invece uscirà il prossimo anno, invece per Microsoft, però ne parleremo tra poco, incredibile.
E poi, incredibile, Twisted Metal, un film su Twisted Metal che è praticamente una saga di videogiochi in stile Carmageddon, con Samoa Joe. Ma me l'avevi riconosciuto? No, praticamente sotto la maschera di quel clown c'è Samoa Joe. Vabbè, l'avranno pagato parecchio. Vabbè, zero hype per questa cosa. E poi hanno fatto vedere Final Fantasy VII Rebirth, incredibile, che è la parte 2 di remake di Final Fantasy VII. I fan sono abbastanza incazzati. Noi ci teniamo assolutamente distanti da Final Fantasy VII perché abbiamo giocato quello vecchio, però non siamo espertissimi, quindi vi diremo un sacco di stronzate e quindi evitiamo di dirle. Ci fermiamo qua, non vogliamo entrare sulla community di Final Fantasy perché è abbastanza pericolosa, vero Sus? Per carità, noi ci teniamo solo Tifa, il resto pigliatevi voi il gioco, per carità. Come vedete, Sus ha sempre ragione a guardare sempre la gnagna. Comunque sì, Tifa ce la prendiamo, mamma mia, Tifa è tantissima roba. E con questo annuncio si conclude il Summer Game Fest, incredibile. Poi c'è stato il Devolver Direct, incredibile, 2023, che abbiamo scritto ben poco, è durato poco. Noi li apprezziamo perché fanno questo show incredibile, un conto è gag, personaggi fuori di testa. Hanno fatto vedere alcuni giochi simpatici, tipo Wizard with a Gun, che vedete questo gioco dove tu spari, incredibile, Human Fall Flat 2, e questo gioco è praticamente un walking simulator che si chiama Baby Step. Ce ne avessimo noi i soldi che usano questi qui, vero Sus? Mamma mia, faremo il nostro anti-show, sarebbe incredibile, mannaggia. E niente, comunque salutiamo Devolver, gli vogliamo bene a Devolver. E poi, Xbox Game Showcase, incredibile, 2023. Che c'è stato l'11 giugno più lo Starfield Direct, e che ne parleremo adesso. Ragazzi, siamo per perdere la voce, però insomma vogliamo farlo questo recappone perché ci dispiaceva non parlare di tutte queste conferenze incredibili. L'abbiamo fatto per i Game Award, volevamo avere un video anche su questo. Ci dispiace che il video verrà lunghissimo, però mettiamo i capitolini così magari se volete skippare, skippate a quello che vi interessa. Quindi la conferenza Xbox è partita subito con incredibile col 3 di Fable, che ci fa piacere che è tornato il franchise di Fable. Anche qui purtroppo ne abbiamo giocati ben pochi, vi sappiamo dire ben poco sulla storia incredibile, non sappiamo se è collegato agli altri o proprio un remake della serie. Ci ha fatto ridere la gag incredibile tra personaggi umani e personaggi venuti dal mondo di Fable. Trailer abbastanza tutto in CGI, non si è visto niente di gameplay, non si sa quando uscirà, però siamo contenti che è tornato il franchise di Fable. Però ha fatto vedere, vai su, sparla un po' tu che sto parlando solo io, mi sto sgolando, Insomma, sta stanco pure io, Allora, hanno fatto vedere Star Wars Outlaw, che è un nuovo gioco di Star Wars incredibile, dove voi sarete dei cacciatori di taglie e ci saranno inseguimenti spaziali. Uscirà nel 2024 e boh. Però la saga di Star Wars tramite gli ultimi giochi sta tornando un po' di moda, incredibile, quindi chi lo sa. E poi ho fatto vedere Payday 3. Avevamo giocato un po' al 2, classico gioco di rapine, multiplayer, un sacco di esplosioni. Uscirà il 21 dicembre, insomma, potrebbe interessare a molti, soprattutto perché Payday 2 lo giocano ancora, quindi insomma. Vada, insomma, è tappata. Oggi Sus, ragazzi, è un po' pigro, Il vostro schedule sta lavorando solo, Sus, collabora. Oggi sono un po' stanco, insomma, sta. Poi, incredibile, hanno fatto vedere il remake di Persona 3 che uscirà nel 2024, insomma, tanta roba. Però ho fatto di un gioco che si chiama Awed, che questo gioco in prima persona fatto da Obsidian, ci ha ricordato un po' Skyrim vibes, anche questo uscirà nel 2024, Flight Simulator 2024, sarà contento Sabaku, puoi volare, incredibile, non ci hanno mai fatto impazzire i simulator, se non salutiamo Sabaku, ciao Sabaku. E hanno fatto vedere che ci sarà pure una piccola espansione a tema Dune, dove potete usare l'elicotterino incredibile che si vede nei film, insomma, tanta roba. Poi hanno fatto vedere Hellblade 2, incredibile, il primo non c'era dispiaciuto, hanno fatto vedere questo, tutto in CGI, dovrebbe uscire pure questo nel 2024, e hanno detto che sarà un progetto più ambizioso del primo, e siamo contenti, il primo non era male, vero Sus? Non so come descrivervi la nostra esperienza con Hellblade primo, ci aspettavamo un gioco tutt'altro genere, però alla fine ci ha coinvolto, l'abbiamo finito, insomma, il vostro Sus approva. Vabbè, come vedete Sus è molto sintetico e sbrigativo. Poi hanno fatto dell'altro gioco di Yakuza che si chiama Like a Dragon Infinite Wealth, che uscirà nel 2024 per Xbox, simpatica la gag di lui nudo in spiaggia, e Sus è un po' arrabbiato. Sì, insomma, avrei preferito vedere altre cose nude. Come vedete Sus è sempre molto aggressivo su queste cose. Poi hanno fatto vedere incredibile nuova Forza Motorsport, incredibile, che uscirà nel 2023. Poi hanno fatto vedere un nuovo spin-off di Persona 5 Tactic. Hanno fatto vedere Starfield, hanno fatto un'intera conferenza su Starfield, che ne parleremo tra poco. DLC di Cyberpunk che si chiama Phantom Liberty, ci sarà anche Idris Elba e niente, insomma, se avete giocato Cyberpunk sicuramente giocate a questo gioco incredibile. Poi hanno fatto vedere Citizen Skyline 2, che è il gioco che farà felice Froze, vero Sus? Lui piace costruire città, noi no, però lui sicuramente apprezzerà questo gioco incredibile. Questo uscirà il 24 ottobre 2023 dagli autori di Persona che si chiama Metaphor, Re Fantazio e Megoglioni. Questo sembra un gioco sempre in salsa Persona. Il motto di questo gioco è lottare per il nostro futuro. Praticamente siete dei neolaureati che non trovano il lavoro, vero Sus?
E questa battuta è un po' triste, insomma, sta, però purtroppo insomma sta ragione. E ragazzi, lottate per il vostro futuro, anche se vi vanno tutti contro. E poi ho fatto vedere Clockwork Revolution, questo tipo di gioco in stile Bioshock, che hanno detto che uscirà quando sarà finito. E non aspettiamo. Ha la particolarità che tu praticamente puoi controllare il tempo e praticamente vivi in due dimensioni, una dimensione succedono cose, nell'altra succedono altro, tu viaggi tra le due dimensioni, potrebbe essere simpatico. E poi hanno fatto vedere la nuova Xbox, che beato chi se la compra, non abbiamo i soldi neanche per comprarci la PS5, figurate, per comprare la nuova Xbox, tanto sono pure aumentati i prezzi. E con questo annuncio si conclude Microsoft Incredibile Showcase, che non è stato male, hanno fatto vedere un sacco di cose, forse è stato meglio pure del Summer Game Fest, quindi insomma ci siamo capiti. E poi hanno fatto vedere il Starfield Direct, parlaci di Starfield in maniera sintetica. La nostra esperienza con Starfield è, più ci fanno vedere Starfield, più la voglia ci passa. Recensione sintetica. Nel senso, Starfield sembra un progettone incredibile, però sinceramente noi abbiamo perso un po' la fiducia dopo quello che è successo con Fallout, su Bethesda, eccetera. Quindi, cioè, sembra incredibile. Ci ricorda Fallout, ci ricorda anche Mass Effect, perché puoi costruirti la nave, puoi decorare la nave, un po' No Man's Sky, che puoi esplorare il mondo. Hanno ridetto la stessa frase che non porta molto bene, che date sfogo alla vostra libertà. Che l'ultima volta che è stata detta, No Man's Sky è stata una delusione incredibile, ci sono voluti 3 anni per renderlo un gioco decente. Puoi farli romance con i personaggi, questo l'hanno detto tutto nel direct, vi stiamo dicendo, ci siamo presi degli appunti incredibili. Puoi costruirti la nave, abbiamo detto puoi fare gli avamposti. Hanno fatto vedere un po' di sparatori, puoi cambiare tra prima e terza persona. Ragazzi, non lo so, bisognerà vedere. Però sembra un progettone incredibile, vediamo come lo gestiscono, abbiamo veramente paura. E però magari è un gioco incredibile, però insomma Starfield lo teniamo con le pinzette, vero Sus? Eh sì, ripeto, più ce lo fanno vedere, più per qualche motivo siamo terrorizzati che possa essere insomma un gioco non troppo buono. Siamo fiduciosi, vedremo. Ultima clip incredibile, vi parleremo del Nintendo Direct e di quello che hanno detto a Ubisoft. Eccoci qui, incredibile. Ultima parte dei video incredibili con le ultime conferenze incredibili. Ubisoft Incredibile 2023 Forward, che ci sarà il 12 giugno 2023. Allora, qui pochi annunci, hanno fatto vedere Just Dance, che insomma, ecco i Just Dance. Hanno fatto vedere il nuovo gioco di Avatar, Avatar Frontier, che hanno, c'era proprio James Cameron che ha detto che questo videogioco sarà canonico rispetto alla saga cinematografica. Non ci ha dato molto hype questo gioco incredibile. Hanno fatto vedere un nuovo gioco di Division per mobile, anche questo molto incredibile. Vai su, questo ti farà ridere. Hanno fatto vedere Skull and Bones e non so a chi possa interessare un gioco di navi, però vabbè. Poi hanno fatto vedere il nuovo The Crew, pure questo, punto interrogativo. Hanno fatto vedere i giochi Assassin's Creed, hanno fatto vedere Assassin's Creed Codename Jade, che è il primo titolo mobile. Cioè, ci dovete avere il telefono assurdo per giocare Assassin's Creed, e ci dovete vedere bene. Il vostro Swiss non ci riuscirebbe mai a giocare. Però ho fatto vedere Assassin's Creed Mirage, ricorda molto il primo Assassin's Creed, questo sinceramente al vostro Swiss compiace. E poi hanno fatto vedere mezz'ora praticamente di Star Wars Outlaw, che è il nuovo open world di Star Wars che abbiamo nominato poc'anzi. E pure questo sembra molto spaziale, incredibile, va nello spazio, combattimenti incredibili, ci saranno un sacco di eventi inaspettati, insomma, vogliono fare concorrenza a Starfield praticamente. Sì, effettivamente hanno fatto vedere alcune scene che assomigliano vagamente a Starfield, però questo uscirà nel 2024, invece Starfield uscirà a settembre. Di tutta questa conferenza l'unico gioco che ci incuriosiva è proprio il gioco di Assassin's Creed Mirage, perché ricorda il primo Assassin's Creed, ve lo ricordate? Incredibile che da stealth, stavo per colpire Sus, insomma, sta, non mi colpisco, vi ricordate che andavi alle spalle e poi ya, insomma, sta, non mi faccio così, ho paura, già ho paura di quel bruco. Purtroppo niente di incredibile, però ci ha fatto ridere Assassin's Creed. Poi Capcom Showcase incredibile, che c'è stato sempre il 12 giugno incredibile, qui hanno fatto vedere poca roba ma molto sostanziosa, il nuovo Mega Man X-Dive, 900 livelli da giocare, ci sono i boss del vecchio franchise, però c'è una cosa che a Sus è piaciuto. Allora, ragazzi miei, noi non siamo esperti del franchise di Mega Man, ma perdonateci, ma da quando c'è tutta sta gnagna in Mega Man? Hanno fatto vedere delle gnagne del vostro Sus, mamma mia! Cioè, ragazzi, ma da quando c'è tutta sta gnagna in Mega Man? Un sacco di gnagne in Mega Man, complimenti. Poi hanno fatto vedere la tristezza in Pragmata. Allora, noi vogliamo essere i sostenitori del gioco di Pragmata. Hanno fatto vedere questo trailer incredibile con un bigliettino che si scusavano che il gioco purtroppo non sanno quando uscirà perché hanno avuto problemi. E noi ci dispiace perché il gioco sembra intrigante. Sus, riassumi Pragmata come hai detto durante la conferenza. Wow! Ragazzi, il riassunto di Pragmata è Death Stranding con la Loli. Ragazzi, è così.
Sì, effettivamente sembra. Tu praticamente sei questo omino corazzato con questi robot che ti sparano. Hanno fatto vedere qualche secondo di gameplay. E hai questa specie di Loli che tra l'altro sembra quella di Honkai. Sembra Clara di Honkai. E lei fa dei poteri incredibili. Ha fatto troppo ridere la frase di Sus. È Death Stranding con la Loli. Praticamente invece di portare i pacchi, porti la Loli. E mi dissocio. Ci dissociamo tutti quanti. Quindi non si sa quando uscirà. Però vogliamo sostenerlo perché sembra intrigante come gioco. Poi hanno fatto vedere Exo Primal, ragazzi. Sembra Anthem ma coi dinosauri. Non so a quanti possa interessare, sinceramente, Exo Primal. E poi hanno fatto vedere Dragon's Dogma, che ne parleremo nella review on, perché ci interessa particolarmente. Insomma, anche Capcom non si è data da fare. Ha dei bei progettoni, vedremo che succederà. E adesso Nintendo. E concludiamo questa carrellata con Nintendo Direct del 21 giugno 2023. Allora, hanno fatto vedere i DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto, che sarà contento Saidonia. Salutiamo Saidonia, vero Sus? Ciao Chiara, ciao Saidonia. Ecco, salutiamo Saidonia. DLC per un gioco di Pokémon che è abbastanza mediocre da quanto sappiamo. Poi hanno fatto vedere Persona 5 Tactica, che ne abbiamo parlato prima. Il ritorno di Detective Pikachu, vi mancava? Sinceramente a noi no. Poi hanno fatto vedere Super Mario RPG, questo ci attira tantissimo, perché hanno detto una cosa incredibile, vero Sus? Sì, noi non l'abbiamo mai giocato il primo, ma hanno detto che c'è un villain che è molto sus. E questo ci piacerebbe giocarlo. Sì, questo ci piacerebbe giocarlo, esce il 17 novembre. Poi hanno fatto vedere un nuovo gioco della principessa Peach, che uscirà il prossimo anno, e hanno fatto, non dico intendere, che potrebbe uscire Switch 2 con il gioco di Peach, però che ne sapete, potrebbe, vi immaginate, Switch 2 è il primo gioco, è un nuovo gioco di Peach, dove puoi cambiare gli abiti a Peach. Anche questa è molto fraintendibile, questa frase. Sua maestà, oggi è lei che dice frasi osè, eh? Vedete come si è calmato il vostro sus? E oggi è sua maestà che è più osè. E comunque tranquilli che il vostro sus tornerà, mamma mia, osè anche lui. Oggi però sono più scarico, mannaggia. E ci siamo scambiati i ruoli oggi, ragazzi, non è colpa del vostro scheletro. Poi hanno fatto dei Pikmin 4, che puoi combattere anche di notte. Noi purtroppo abbiamo giocato poco Pikmin. Poi hanno fatto dei Metal Gear Solid, incredibile, arriverà su Switch. Anche la saga di Batman. Poi hanno fatto vedere il nuovo WarioWare, incredibile, che arriverà su Switch, incredibile, il 3 novembre. E poi hanno fatto vedere il gioco di Super Mario Wonder, che letteralmente è Super Mario sotto LSD. Però di questo ne parleremo quando vedremo il trailer incredibile. Mamma mia, tanta roba. E con questo si conclude il recapone incredibile di tutte le conference incredibili che ci sono state a giugno, incredibile. Speriamo di far uscire questo video prima della fine di giugno, speriamo. È venuto extra large, sarà un video di mezz'ora. Cameraman infatti, insomma, sta facendo delle brutte facce, vero Sus? Oh, Cameraman, lavora, ti sei divertito te sto mese. Sì, infatti ha ragione Sus, quindi Cameraman, ci siamo capiti. Che dire, ragazzi? Noi vi salutiamo, salutiamo il cavolo incredibile, saluta Sus. E ciao a tutti. Taglio incredibile, noi ci vediamo prossimamente con la review di alcuni giochi che ci sono intrigati particolarmente. Quindi taglio incredibile, ci vediamo al prossimo video. Wow!